Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio di No Edit e oggi facciamo contente quelle persone che non sopportano le introduzioni e partiamo subito con la seconda parte del racconto Scelte di Glenn Vesey. Capitolo 3. Sono ben nascosto, la notte è tranquilla, per il momento sono al sicuro. Al sicuro. Per il momento, loro non sono capaci di muoversi furtivi. Credo. Gli altri, le bande violente di quelli che sono ancora vivi, sembrano rifiutare le azioni furtive o nascoste. Fanno sempre baccano. Forse una loro ossessione, un tentativo di allontanare la morte spaventandola, o di allontanare la loro coscienza di ciò che è capitato al mondo. Un modo per trasformare tutto in una gigantesca e perpetua rissa da bar del sabato sera. Io sono diverso. Sto cercando di scrivere come se il mondo sapesse o gliene importasse qualcosa che io sono ancora vivo, come se ciò che scrivo potesse mai essere letto da qualcuno. Sto davvero cercando di mettere un po' di ordine in questa situazione e di trarne qualche significato, oppure cerco solo di scansare l'argomento a modo mio, facendo un baccano tutto mio. Sto pestando anch'io su tegami e padelle per lottare contro l'eclisse. Ha forse qualche importanza? A quel punto sospirò e appoggiò la testa contro la corteccia dell'albero. Chiuse gli occhi e tirò un respiro profondo, tremante. Aveva costretto la sua mano a scrivere, la sua mente a concentrarsi per evitare il ricordo di quel pomeriggio e, in parte, per giustificare i rischi spaventosi che aveva corso. Ma la scrittura era un fallimento. Invece di acquietargli la coscienza, aveva risvegliato le domande che più lo tormentavano, le stesse domande che nelle ultime 2 settimane non davano riposo alla sua mente. Dove sono adesso? Fin dove dovrò spingermi? Quanto mi resta da vivere? Che probabilità ho? Che scelte mi rimangono? I vivi potranno mai riprendersi il mondo? Tutto questo ha davvero importanza? Domande ormai familiari, al punto che la loro presenza non riusciva più nemmeno a farlo arrabbiare. Da tempo aveva perso ogni fiducia nell'esistenza delle risposte e questo aveva reso impotenti le domande. Non bastavano neppure ormai a tenerlo sveglio. Si svegliò bruscamente, sentendo mani sulle braccia e sulle gambe, mani sulle spalle e sul petto, mani che lo tiravano in tutte le direzioni. Urlò e delle mani salirono a coprirgli la bocca, soffocando il grido. Morse quelle mani e rimase sbalordito quando il dolore gli guizzò su per il braccio, correndo a elettrificargli il cervello. Le mani sulla bocca erano le sue, erano reali. Le altre erano solo fantasmi. Creature inventate dalla sua tensione e dall'imprudenza. Rabbrividì mettendosi a sedere. I suoi occhi vagarono rapidi tutti intorno, cercando di perforare l'oscurità circostante. Non c'erano altri suoni. Era solo. Non sono solo! Misericordiosamente solo. Ho uno scopo. In passato tenere un diario aveva aiutato Dawson a comprendere meglio le cose. Lo aveva aiutato a superare periodi difficili con quasi tutta la sua sanità mentale intatta. Gli aveva fornito una via di fuga costruttiva dall'eccessiva vicinanza dei suoi svariati dilemmi. Gli era servito a cavarsela. Ora quei tempi sembravano lontanissimi. Cavarsela era divenuta una faccenda del tutto diversa. Non si trattava più di mantenere in equilibrio un'impacciata relazione sentimentale, una decisione che riguardava la sua carriera, una condizione finanziaria incerta o di affrontare la morte inaspettata di un amico intimo.
Adesso scrivere era un mezzo per evitare il sonno. Evitare il sonno era un mezzo per evitare la morte. Un modo per evitare le mani che certamente la prossima volta lo avrebbero trovato vulnerabile. La riga che aveva appena scritto in cima alla nuova pagina gli era sembrata un buon inizio. Ma non aveva alcuna idea di quale sarebbe stato il seguito. Finalmente decise di risalire all'indietro nel tempo. Di cercare di tornare al momento nel quale aveva preso la sua decisione e scelto il suo scopo. Al momento in cui l'idea dello scopo gli era sembrata un'idea di speranza e non di disperazione. C'è stato un tempo nel quale io, e in questo non ero solo, davo per scontato che il cataclisma finale sarebbe stato una catastrofe nucleare, che sarebbe giunto inatteso e talmente improvviso da eliminare ogni possibile pensiero di fuga, che non ci sarebbe stato, in pratica, neppure il tempo di fare una scelta, o che solo due possibilità sarebbero rimaste ai pochi fortunati sopravvissuti alle esplosioni iniziali. Uno, mettersi le gambe in spalla e scappare finché si aveva il fiato per farlo. Due, incrociare le stesse gambe e starsene accovacciati ostentando coraggio. Fingere con l'ultima parvenza di sfida che ormai non avessero più il potere di farti scappare. Naturalmente nessuna delle due scelte avrebbe cambiato il risultato finale. Nelle migliori delle ipotesi erano la scelta del cristiano di fronte al leone. Scappare, solo per essere inseguito, catturato e divorato. O rifiutarsi di scappare, privando gli spettatori solo dell'inseguimento. Più una questione di personalità che di principio di saggezza. Il finale sanguinoso sarebbe stato lo stesso. Non era una bella situazione, certo, ma se non altro tutto sarebbe stato chiaro fin dall'inizio. Non ci sarebbe stato spazio per illudersi. C'è qualcosa di rassicurante in una situazione nel quale tutte le scelte sono uguali, anche se sono tutte ugualmente cattive. Uno si sente assolto da ogni responsabilità individuale, poi Dio, nella sua infinita saggezza e misericordia, ci combina il grande scherzo. Ci lancia una palla a effetto, no, un pallonetto, quando siamo tutti eccitati per l'attesa, e senza dubbio si fa scoppiare una vena dal gran ridere mentre noi ci annodiamo le braccia del tentativo di prenderla. Oh sì. A noi fortunati superstiti ha lasciato un'autentica pletora di scelte, e badate, non tutte conducono alla morte. No, per niente. Anzi, in massima parte conducono a qualcosa di molto peggiore, anche se dopo una marcia lunga e dolorosa, certo. Immagino che sia una situazione estremamente purificatrice. Così la sua sacra prerogativa del libero arbitrio rimane intatta, come sempre, alimentata dalla paura e tenuta a galla da una falsa speranza. Dawson fece una pausa per asciugarsi il sudore dalla fronte, ma la sua mente non lasciò mai il filo della composizione. Era del tutto inconsapevole di aver raggiunto quel livello di fuga, di coinvolgimento in cui tanto aveva sperato. Scriveva con l'intensa concentrazione che aveva conosciuto a 15 o 16 anni, quando aveva desiderato diventare un nuovo Thoreau. Con la stessa mancanza di autocoscienza che aveva raggiunto solo più tardi, quando aveva deciso di trasformarsi nel secondo avvento di Jack Kerouac. Con la mancanza di imbarazzo che aveva conosciuto fra i 20 e i 30 anni, quando aveva abbandonato ogni sogno di fama letteraria e tenuto un diario solo a scopo terapeutico e per la gioia che gli procurava. Fuga, immersione, coinvolgimento. Raggiunto tutto questo, si sentiva più sveglio che mai. Perché la speranza che ci ha offerto non è la cosa con le piume che Emily Dickinson ha conosciuto un tempo, no! La sua speranza è la cosa con i denti. È la speranza della sopravvivenza, la speranza di poter prolungare le proprie esperienze personali di orrore e privazione, la speranza assurda ma caparbia che in qualche modo, dopo tanti giorni di terrore e di dolore,
lui possa sorridere ai pochi rimasti e sollevare la sua orribile maledizione. Stiamo tutti affogando. Un uomo che affoga non sa distinguere facilmente la differenza fra un tronco e una pagliuzza. Un uomo disperato non sa distinguere fra una speranza che probabilmente non vedrà mai realizzata e una che non potrà mai realizzarsi in ogni caso. Eppure queste sono le scelte che dobbiamo fare. Queste sono le speranze che ci ha lasciato. Ho uno scopo. Pagliuzza o tronco? Un uomo disperato si aggrappa a quello che può raggiungere. Dawson fece un'altra pausa, respirando profondamente. Sollevò gli occhi per guardare attraverso l'intrico di rami e notò che il cielo cominciava a scacciare l'oscurità. Rimase in ascolto. Non c'erano suoni allarmanti, solo uccelli, che in pratica facevano gli stessi suoni prodotti dagli uccelli durante tutte le ere dell'umanità. Capitolo 4. Un dono del cielo, lo spero. Dono del cielo, trappola, non ha molta importanza. Non posso sopravvivere in eterno senza dormire. Dormire sul serio. Mi fermerò per la notte. Ho scelto la morte probabile di fermarmi in un posto di cedere all'incoscienza, invece della morte certa se tentassi di proseguire nelle mie condizioni. Spero di non sottovalutare troppo le loro capacità di percezione e di ricerca. Non mi ero mai sentito così claustrofobico prima d'ora. Non avevo mai avuto una ragione altrettanto valida per esserlo. La casetta, simile a una scatola, non era né larga né lunga, pur avendo due piani. A Dawson aveva dato l'impressione di un rifugio, di un capanno per la pesca o la caccia, dove uno di città doveva fuggire al suo destino per un paio di settimane e una mezza dozzina di weekend all'anno. Dalla strada era quasi invisibile e Dawson si rese conto che se non avesse proceduto lentamente a piedi, gli sarebbe di certo sfuggita. Quel pensiero gli sembrò rassicurante. Non era stata solo l'idea di un rifugio a dargli il coraggio necessario per indagare, ma la speranza di trovare cibo, qualsiasi genere di cibo che potesse arricchire le sue magre scorte di frutta secca. Dopo essersi assicurato che il posto era veramente abbandonato, non perse tempo per giungere a una decisione. Rapidamente improvvisò barricate per la porta e per le finestre del pian terreno. Sapeva che se lo avessero scoperto quegli ostacoli non li avrebbero bloccati a lungo, ma sperava che riuscissero a rallentarli. Se li avessero trattenuti per qualche minuto e aumentato il rumore necessario per entrare, sarebbero serviti al loro scopo. Solo in seguito cercò il cibo. La dispensa si rivelò una sorpresa più gradevole di quanto avesse mai osato sperare. Prosciutto, tonno e stufato in scatola, oltre a una grande varietà di verdure sempre in scatola. C'erano anche due taniche di plastica da 5 galloni piene d'acqua e, sorpresa delle sorprese, due bottiglie intatte di whisky e di rum. I due ultimi articoli lo posero di fronte a un dilemma che in seguito avrebbe dovuto risolvere. Ma non poté cancellare il piacere che la loro presenza gli aveva procurato. Si riempì le braccia e salì di sopra, nella più grande delle due camere da letto. So che bere alcolici in questa situazione è pazzesco. Devo restare lucido, ma per approfittare degli aspetti positivi delle attuali circostanze è imperativo che io dorma. Per dormire devo attenuare le mie ansietà. La sensazione di essere in trappola. Non dispongo di altri metodi per riuscirci, quindi berrò, con moderazione, ovviamente,
solo il necessario per prendere sonno. Più tardi, con grafia più abborracciata, scrisse: «Non posso fare a meno di chiedermi quanto mi resta ancora, quanto sono acuti i loro sensi e fino a che distanza possono giungere, quanto sono vicini adesso. Mi sveglierò nel cuore della notte, li troverò che martellano alla porta. Peggio ancora, mi sveglierò con le loro orribili mani e i denti. Basta! So che forse sto brindando alla mia morte in questa trappola dimenticata da Dio. Basta! Che importanza ha? C'è ancora qualcosa che ha importanza? Perché fingere? Alla fine non rimane nessuna via di scampo, solo questi continui rinvii dell'esecuzione. Morirò stanotte, domani, qualche altro giorno, ogni notte, morirò. Tutto si riduce a questo. Perché fingere che le cose possano andare diversamente? Ormai il mondo è loro, siamo tutti condannati. Non rimane nessuna via di fuga, solo scelte. Ho scelto di morire ubriaco in questo letto e intrappolato dentro questa casa. Se domani mi sveglierò, potrò scegliere un altro modo per morire. Sono le uniche scelte che mi restano. È solo il modo in cui mi è permesso fare uso della sacra prerogativa di Dio. Capitolo 5. I lunghi raggi del sole di tarda mattina si spargevano ovunque nella camera, creando un riverbero dorato. Dawson strizzò le palpebre contro quel dolce chiarore e si stiracchiò. «Che razza di sbronza!» Lanciò un'occhiata verso il comodino per vedere l'ora. Niente comodino. Niente ora. Rammentò di colpo ogni cosa. «Non mi hanno ancora trovato. Non ancora. Ma adesso non mi sento in grado di viaggiare. Bene, è stato un errore idiota. Mi sono lasciato prendere la mano come un fottuto sabato sera. Forse era proprio quello che mi serviva, però, allentare la tensione. Oblio! Se il ritardo provocato da questo incidente non mi costerà la vita, credo che considererò l'episodio con minore durezza. Cercherò di passare qui un'altra notte. Preferisco viaggiare di giorno e ormai ho già sprecato parecchie ore di luce. Stasera non berrò. Spero che la loro assenza indichi che sono troppo lontani per accorgersi di me. Pagliuzza o tronco. Passerò il resto del tempo qui dentro scrivendolo. È l'unica fonte di pace sicura che mi rimane». 3 settimane prima Dawson se ne stava nella cucina del suo appartamento da scapolo in periferia, a bere birra e a dare gli ultimi ritocchi a una pizza gigantesca prima di farla scivolare nel forno. Mike, che da più di 15 anni era il suo migliore amico, era in cucina con lui, a tenergli compagnia e ad offrirgli consigli esperti sulla dislocazione dei peperoni. Scott, un nuovo conoscente più amico di Mike che di Dawson, era nel soggiorno e guardava i Dodgers e i Mets scontrarsi nella partita della settimana trasmessa il sabato pomeriggio. Quella sera contavano tutti e tre di assistere di persona alle gesta degli eroi locali.
Una vera partita! Avevano rimproverato Scott tanto Mike quanto Dawson. Una partita d'American League! Era stata una bella giornata ed erano tutti di umore eccellente. Mike! Dawes! Venite qui, presto! La voce di Scott li aveva raggiunti con un tono di urgenza così ridicolo che Dawson roteò gli occhi mentre Mike rispondeva in falsetto: Arriviamo, caro! Venite qui, dannazione! Dawson sollevò la pizza. Vai pure avanti, Mike, è inutile che ci perdiamo tutti e due quell'azione da infarto in replay. Fra un attimo arrivo, così potrai raccontarmi ogni particolare. Mentre Mike lasciava la cucina, Dawson portò la pizza verso il forno e si chiese perché Scott dovesse infervorarsi tanto per nulla. Oltre a essere due squadre che giocavano nella divisione sbagliata, erano anche le due squadre peggiori per le quali accalorarsi. Beh, cosa ci si può aspettare da uno di Los Angeles? E lasciò la cucina per unirsi agli amici. La strana espressione sui loro visi gli disse che c'era qualcosa di drasticamente sbagliato. La voce che veniva dal televisore non era lo scoppiettante sfolgorio verbale di un telecronista sportivo che riempiva l'aria vuota. Era invece il mormorio mortalmente serio, ma quasi comicamente ansioso, di un normale annunciatore. Una specie di notiziario. O i missili sono già in aria, o il presidente ha un'altra emicrania, pensò. Poi cominciò ad ascoltare con interesse. Scott, hai cambiato canale, non è vero? Questo è un pezzo di film. No. Allora è una burla, come la guerra dei mondi di Orson Welles. Interrompiamo questa banale trasmissione per informarvi. No, amico, questa è una cosa seria. E tu che ne sai? Pensavi che anche i Mets e i Dodgers fossero una cosa seria? Chiudi quella cazzo di bocca! Ascoltarono. Guardarono. La testa parlante nella scatola li informò di alcune cose incredibili. Poi scomparve e si videro di nuovo uomini adulti che giocavano con una palla su un campo verde. Poi la testa tornò a farsi viva, parlando con tono ancora più ansioso. Questa volta aveva anche spezzoni di pellicola da mostrare loro. Alla fine la rete televisiva rinunciò ai suoi tentativi di tornare alla partita. Fu allora che Dawson capì che la situazione si era fatta veramente grave. Rimasero seduti tutti e tre nel soggiorno di Dawson per un tempo che nessuno si prese il disturbo di calcolare, ipnotizzati dai puntini al fosforo, dall'incomprensione e dalla paura. Dovettero assistere a una vera e propria parata di teste parlanti, giornalisti, cosiddetti esperti e l'inevitabile uomo della strada. I consigli degli esperti erano come minimo difficili da decifrare. Restate dove siete, sbarrate ogni via di accesso, è pericoloso avventurarsi all'esterno. Cercate un rifugio approvato dalle autorità federali. Personale di emergenza sarà a disposizione per aiutarvi. Restate sintonizzati per avere un elenco completo dei rifugi federali della vostra zona. Non avvicinatevi ai rifugi federali o statali. Le comunicazioni con molti di essi si sono interrotte. Molti rifugi sono stati invasi. Chiamate questo numero di emergenza per avere consigli dai nostri esperti e informazioni aggiornate sulla situazione della vostra zona. Così guardarono l'orrore che si manifestava, diventava sempre più complesso, sviluppava nuove sfaccettature e impensati risvolti spaventosi nella proverbiale comodità della casa di Dawson. Era tutto vigorosamente mostrato in televisione, eliminando di conseguenza ogni loro necessità di essere qualcosa di più di semplici spettatori. La televisione dava a quell'esperienza una netta impressione di irrealtà. Dawson provò la strana sensazione di aver già visto tutto prima. A pezzi,
e frammenti sparsi. Il linguaggio della televisione era lo stesso di sempre. Perfino gli esperti con le loro facce smorte, le voci eccitabili, le discussioni sui fatti sembravano solo altrettanti piazzisti che snocciolassero le loro eterne battute. Agite subito, non perdete tempo, il nostro centralino in attesa. Più di 50 postazioni per assistervi. Così tutti e tre avevano continuato a fissare, come ognuno di loro aveva fatto delle loro rispettive esistenze, per il corso di innumerevoli ore. Il chiarore fosforescente del tubo catodico. Che meraviglia! Non passò loro per la testa di fare qualcos'altro. Non passò loro per la testa che ci fosse qualcos'altro da fare. Alla fine Mike si scosse a sufficienza per andare al telefono e comporre il numero di emergenza. Ascoltò il ronzio di chiamata 20 volte, poi 50, poi 75. Allora tornò sul divano per ascoltare ancora un po' gli esperti. L'azione successiva che uno di loro intraprese fu quando lo schermo diventò vuoto. Fu Scott ad alzarsi ed armeggiare con la sintonia finché non trovò un'altra stazione che trasmetteva ancora. Ipnotizzato. Puntini al fosforo e paura. Forse fu semplicemente il fatto che qualcuno bussava alla porta. Di sicuro fu uno sviluppo sorprendente, sia pure nel suo piccolo. Non che il bussare ci avesse spaventati, perché eravamo troppo inebetiti per provare qualcosa di simile. La nostra paura era diventata astratta, incapace di raggiungerci in quel modo. All'epoca il nostro vero problema era appunto questo. E poi, nel mondo al quale eravamo abituati e che a quel punto non aveva ancora divorziato da noi, qualcuno che bussava alla porta era tutt'al più un fastidio, non una minaccia. Così, anche se eravamo stati informati che il mondo all'esterno del mio appartamento era cambiato in modo drastico, credo che tutti fossimo ancora convinti razionalmente che la morte non sarebbe mai stata così educata da bussare. Forse fu la semplice vista di persone reali, fatti di vera carne e vero sangue, dopo tante ore di volti elettronici senza anima. Ma io credo che fu anche qualcos'altro, qualcosa in più. Non appena aprì la porta, Dawson riconobbe le persone sulla soglia, non come individui, ma come classe. Riconobbe il loro armamentario, i libri, le riviste, i volantini, ma soprattutto la loro identità era smascherata dai vacui e benigni sorrisi sulle loro facce, una specie di marchio di fabbrica. Per un istante Dawson fu colpito da un'ondata di vertigine. Tutto sembrò tornato di colpo normale. Ma certo, un secondo prima guardava con alcuni amici Dio solo sapeva cosa la televisione, e adesso apriva la porta d'ingresso al capitolo locale della milizia di Dio. Erano due componenti fondamentalmente fidate della sua esistenza quotidiana di americano suburbano. Spalancò la porta e fece un largo sorriso. E tutti e quattro, il loro portavoce, una donna di colore sulla trentina piuttosto graziosa, attaccò il solito pistolotto con una sicurezza dettata dalla lunga pratica. La sua voce grondava sincerità rapita e ansiosa buona volontà. Dawson cominciò a ridere. Era una risata sottile, troppo stridula. La donna smise di parlare. Due dei suoi compagni arretrarono di un passo. La risata di Dawson si smorzò e la donna ricominciò il suo pistolotto. «Siete venuti a chiedermi?» «Se sono in pace con Dio, non è vero?» E li fissò con occhi da folle. Uno di loro abbozzò incerto un cenno di assenso. «Allora lasciate che vi assicuri!»
proseguì lui con voce che per metà era un sussurro e per metà un grido. Che io e lui non abbiamo mai litigato! Sorrise davanti ai loro visi sbalorditi. Anzi, non l'ho mai nemmeno incontrato! Sbatté loro la porta in faccia e si voltò verso gli amici. Ricominciò a ridere, sempre con quel suono stridulo e isterico. Ci credereste, testigonzi di Geova, in giro in un giorno simile! Continuò a ridere fino a crollare, con le lacrime agli occhi, sul pavimento. Una massa tremante di confusione e nient'altro. Passarono diversi minuti prima che Mike si muovesse per aiutarlo a rialzarsi. Poi lo accompagnò alla sua sedia davanti al televisore. Credo che sia stato il rendersi conto che c'era ancora gente al mondo, gente che faceva scelte, gente che sceglieva di continuare a vivere, non solo sopravvivere come facevamo noi tre quasi in assenza di altro. Adesso sono convinto che la differenza fra vivere e sopravvivere sia proprio questa, la capacità di fare scelte. Dopo che la notizia aveva interrotto la nostra routine quotidiana, Scott, Mike ed io non avevamo preso una decisione consapevole, anche se per pura fortuna eravamo semplicemente sopravvissuti. Avevamo smesso di essere vivi comunque. Noi eravamo zombie in attesa che i divoratori di cadaveri ci scovassero. Quanti altri là fuori erano come noi? Quanto erano durati? L'unica cosa che ci aveva salvati fino a quel momento era il fatto che l'impulso a divorare i cadaveri non era ancora così diffuso come adesso. L'unica cosa che ci salvò da quel momento in poi, ne sono convinto, fu il fatto che i testimoni di Geova ci trovarono per primi e ci svegliarono. Ci mostrarono che si potevano ancora compiere scelte, magari accettando semplicemente di continuare lungo una scelta già effettuata in precedenza. La qualcosa, loro dovevano saperlo, sarebbe stata tremendamente pericolosa. Quindi, forse, loro se ne andavano in giro a compiere il giusto volere di Dio, anche se ora trovo difficile pensare che il nostro destino personale possa interessare a un Dio che ha permesso simili orrori. Scott era un veterano del Vietnam. Una persona ancora convinta che quella guerra era stata giusta e sacrosanta e che gli Stati Uniti ne erano usciti alla fine con la coda fra le gambe. La sua scelta fu quella di rubare un'auto, visto che la sua era raggiungibile al momento, e di dirigersi verso la base militare più vicina per potersi arruolare di nuovo. Né Mike né Dawson cercarono di fargli cambiare idea, benché Scott avesse 44 anni e non si fosse certo conservato in ottima forma fisica. Mike, che era cresciuto nel raggio di un chilometro dalla residenza di Dawson, scelse di cercare rifugio nella sua vecchia scuola elementare. Benché Mike si fosse spesso lamentato di portare ancora i traumi e le cicatrici delle voci gemelle di Dio e della disciplina che avevano operato nei suoi anni di scuola parrocchiale, e pur avendo spesso sostenuto che la presenza più terrificante incontrata in quegli anni era stata la massa enorme della sua maestra, fu là, e a lei in particolare, che si sentì obbligato a rivolgersi nel momento di più acuto bisogno di guida e protezione. Dawson non cercò di spiegare a Mike che, stando alla sua descrizione della maestra, già molti anni prima quella donna doveva essere stata vecchia e obesa, candidata a un attacco di cuore, e che adesso, certamente, era morta da parecchio tempo. A volte le scelte che facciamo, specialmente sotto una pressione insopportabile, non possiedono alcun senso logico e non permettiamo a nessuno di farcelo notare. È il caso dell'uomo che affoga e che cerca di aggrapparsi alla pagliuzza.
Certo, è un'idea idiota, ma in simili situazioni la ragione conta poco. Anche riuscendo a superare l'ira iniziale dell'uomo che affoga e facendogli capire la realtà, si riesce solo a spogliarlo della speranza e a farlo sentire ancora più miserabile, a meno che non si possa offrirgli un tronco. Come avrei potuto far cambiare idea a quei due? Cosa potevo offrire in cambio delle loro pagliuzze? Li lasciai andare entrambi. Anche Mike, la cui scelta era di sicuro la più insensata. Anche Mike, che amavo come un fratello da più di 15 anni. Solo quando si ritrovò solo in casa, Dawson riuscì a fare la sua scelta. Una volta presa quella decisione, fece in fretta i preparativi e uscì. Non si preoccupò di spegnere il televisore. Le uniche scelte che realmente ci rimangono sono tre: essere un capo, essere un seguace o essere un individuo. Molti trovano sicurezza solo là dove si rinuncia al proprio io, dove si viene sottomessi, dove è l'autorità a prendere le decisioni, dove le regole sono chiare e ferree, dove gli ordini creano ordine e non devono essere discussi. Altri la trovano solo là dove loro stessi sono l'autorità e l'ordine che plasma le regole e prende le decisioni. Forse adesso Scott è in salvo, seguendo con un branco di compagni che la pensano come lui qualche sergente o qualche tenente esperto di battaglie bene armato, ma ne dubito. Mike può essere al sicuro nell'oscurità della sua vecchia scuola, con il suo fantomatico ordine che lo protegga dal vero caos, ma di questo è ancora più facile dubitare. Forse i testimoni di Geova stanno ancora bussando alle porte e svegliando persone, protetti da qualche ombrello celeste. E questa, a mio parere, è la più dura da digerire. Probabilmente ormai hanno bussato a una porta di troppo, hanno subito un profondo cambiamento. Sono ancora in giro a compiere conversioni, ma di un genere diverso. I loro denti non si schiuderanno più in angelici sorrisi, ma nell'orribile ghigno di una fame infernale. Sì, mi riesce più facile credere a questo, ma non altrettanto facile pensarci. E io ho uno scopo, pagliuzza o tronco. Quanto durerò ancora? Posso farcela? Cosa troverò? Ha ancora qualche importanza. Fine seconda parte. Mancano 4 capitoli. Mancano circa 41 pagine alla fine del racconto. E perdonatemi se la mia energia era molto bassa, credo di aver anche fatto qualche sbadiglio. Sto morendo di sonno, vado a letto, ma voi fatemi sapere se vi sta piacendo questo racconto, perché ci tengo. E noi ci vediamo al prossimo video Sogni d'Oro. O buona giornata se lo state guardando di mattina. Ciao!